Ciao a tutti e benvenuti in questo video dove desidero davvero darvi due informazioni davvero importanti. La prima è che liberiamoci da quest'ansia, dallo stress della fatturazione elettronica, ok? Tutti siamo impegnati, chi più e chi meno, voi il commercialista che magari sta pensando di strutturare il suo studio per aiutare i propri clienti, le imprese che stanno cercando di organizzarsi, ancora chi è a valutare la decisione se mandare a SDI la fattura, cioè piuttosto che darla al commercialista. Insomma, stiamo ancora tutti sulla massima focalizzazione di questo aspetto. Dietro di me vedete, attenzione, perché non ci sono sanzioni fino a luglio-settembre 2019. Questo significa che non è che non dobbiamo più preoccuparci, anzi dobbiamo continuare ad essere focalizzati, ma dobbiamo avere quella lucidità di restare calmi, sereni, perché poi sapete che quando lo stress avanza e ci prende l'ansia, perdiamo quella lucidità che è fondamentale per essere più creativi e costruttivi e creare maggiore produttività nelle nostre aziende e nelle nostre organizzazioni. Quindi il primo invito è: stiamo sereni, stiamo calmi, perché il passaggio deve essere con un dolce avvio. Dobbiamo introdurre la fatturazione elettronica in modo sereno e calmo. Chi è già pronto, ottimo, significa che è stato virtuoso, è stato capace di cogliere quell'occasione a giugno, a maggio, a luglio, a settembre, quando abbiamo iniziato tutte queste attività, e oggi è già operativo. Tuttavia anche quelle organizzazioni da gennaio dovranno in qualche modo vivere l'effetto dell'introduzione. Come sapete, ogni cosa nuova genera sempre una serie di effetti che sono lì per essere in qualche modo vissuti. Dobbiamo essere bravi a governare quegli effetti, diventando noi stessi poi causa delle nostre azioni. Quindi stiamo sereni, la prima nostra azione pensando alla causa, sapete la legge della causa effetto, è quella di essere calmi, sereni e guidare i nostri comportamenti. Bene, a questo punto, quindi, prima cosa, dolce avvio, non ci stressiamo, noi siamo impegnati a processare tutti i giorni ordini, consegne, installazioni, insieme a sistemi, quindi tutti si lavora. Chiuderemo soltanto i giorni rituali, poi siamo aperti sempre. Seconda cosa, vi faccio davvero gli auguri di buon Natale, di buone festività e soprattutto di un anno straordinario, un anno pieno di benessere, di tante iniziative belle che possiamo fare a voi, ai vostri cari, al vostro staff. Faccio l'ultimo passaggio che è una carrellata di quello che stiamo vivendo in quest'ultimo giorno venerdì presso gli uffici, dove si è tutti impegnati per gli adempimenti di fatturazione elettronica. Qui abbiamo i vari comparti dove qualcuno è al telefono, qualcuno sta facendo formazione nelle aule. Qui abbiamo ancora altre persone che stanno operando tutti sui processi. Questa è la sala dove praticamente adesso è stata un po' allestita in tema natalizio, però questi sono gli uffici di Via Toledo, quindi gli uffici centrali di Napoli. Vi faccio tantissimi auguri, buon Natale e ci vediamo presto in tanti video. Mi raccomando, stiamo mandando dei video tutorial dove spieghiamo sia al professionista che alle imprese tutti gli adempimenti, tutti i software, come vanno gestiti. Un saluto anche da Cino Persico e da tutti. Ciao, buon Natale.